Giacomo Tatti, presidente del Granaio dei Medici, ha organizzato questa presenza prestigiosa al Parlamento europeo a Bruxelles. Sta finendo l'evento, un primo bilancio a caldo. Primo bilancio a caldo e un indubbio successo. Le presenze che ci sono state molte, sono state secondo le aspettative, anzi anche oltre. Quindi devo dire che l'efficacia dell'evento c'è stata, c'è ancora, perché il pubblico è rimasto con noi a gradire i sapori dei nostri prodotti e pertanto direi un bilancio estremamente positivo. L'ottima riuscita di questa iniziativa è appunto dovuta alla sinergia e alla collaborazione degli altri consorzi che oggi erano qua presenti con noi, che hanno condiviso il nostro principio di produzione, e quindi CAF con le carni, Pane Mugello con il pane e il consorzio del Marroni GP con la loro farina e il castagnaccio elaborato dallo chef Christian Borchi. Abbiamo avuto il sostegno di Coldiretti, che non lo ha mai fatto mancare in questo nostro percorso. Abbiamo avuto il sostegno del Banco Fiorentino, credito cooperativo, e questo è molto importante sottolinearlo, perché grazie al loro contributo noi possiamo sviluppare progetti di impresa. Abbiamo avuto il sostegno delle istituzioni nella figura della Unione Montana dei Comuni, rappresentata dall'assessore cultura Federico Ignesti, e naturalmente il grande contributo che ha rappresentato per noi Simona Bonafè, che ci ha ospitato qua in questa sede istituzionale, è stato fondamentale.